Da oggi 7 febbraio le marche sono passate da zona gialla a zona arancione, rientrando fra le uniche sei regioni italiane in questa fascia cromatica. Marche che sono anche le ultime ad essersi aggiunte a questa mezza dozzina di paese che, provvedimento discutibile o meno, viene etichettata come più complessa a livello di sforamento di parametri sanitari per quello che riguarda i dati delle ultime settimane ricoveri su tutti. Di fatto, però, è una variazione più di forma che di sostanza, considerato che di cambiamenti per i vaccinati e di conseguenza per chi ha il Green Pass rinforzato davvero non se ne vedono. Da oggi sono invece un po' più limitati gli spazi di manovra per chi non è vaccinato. Senza nessuna forma di Green Pass, infatti, si può accedere nei negozi, tranne in quelli interni ai centri commerciali, e si può sempre accedere a rivendite di generi di prima necessità, quali farmacie, ottici o distributori di carburante. A cambiare sono gli spostamenti. Senza Green Pass si può infatti uscire dal comune solo per comprovate necessità, esigenze lavorative o motivi di salute. Per comprovarlo basterà però l'autocertificazione. L'avere almeno il Green Pass base, ovvero l'aver effettuato un tampone con esito negativo, aggiunge il poter andare da parrucchiere, barbiere, centro estetico, oltre ad accedere ad uffici pubblici, banche e poste. Anche in arancione il Super Green Pass è invece il requisito necessario per accedere ai mezzi di trasporto pubblici, per andare in albergo, frequentare bar o ristoranti, accedere a palestre o piscine oppure svolgere sport di squadra, così come per fruire di luoghi di cultura e intrattenimento quali cinema, teatri, mostre, stadi e palasport.